pomeriggio, eccoci qui ritornati a Gossip Mania come ogni giorno su Teleprima in mia compagnia Elvira Vigliano. Ciao Elvira! Ciao Alessia, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti. Finalmente abbandoniamo l'argomento Sanremo del quale abbiamo ampiamente parlato, ma sicuramente lo faremo anche nel corso delle prossime puntate. Un po' in realtà lo faremo anche oggi in chiusura facendo un po' un riassunto su un determinato personaggio, ma non vi spoileriamo ancora niente. Ma ritorniamo alle nostre tematiche del cuore, gli amori, le rotture, le novità, i post su Instagram, perché ormai se non fai un post su Instagram pieno di cuoricini, vuol dire che non sei Vuol innamorato. dire che ti sei lasciato, che è finita tragicamente la tua storia d'amore e che sei solo. È vero, è verissimo. Infatti io sono proprio la massima esponente che pubblico solo cose di lavoro, quindi sono proprio la massima esponente di questa corrente di pensiero sui social. A prescindere da questa breve e triste storia, iniziamo subito con i nostri argomenti. Ve l'avevamo promesso, un riassunto delle ultime love story che tanto ci hanno emozionato, soprattutto nel mese di febbraio, nel periodo di San Valentino, e prosegue. Segua, gonfie vele, cara Elvira, la storia d'amore tra Chiara Nassi e Niccolò Zaniolo, più innamorati che mai. Proprio ieri, in occasione della festa della donna, Niccolò ha fatto due carinissimi regali sia alla mamma che alla fidanzata, e parleremo anche della questione della madre, e ovviamente repostati entrambi sui social con cuoricini, appunto, frasi d'amore, con questa love story che continua a veramente a gonfie vele, possiamo dire. Devo dire che non ci avevo puntato molto su questa storia, pensavo fosse un amore da pandemia, diciamo così, però a quanto pare, insomma, i due si sono trovati e fondamentalmente hanno anche lo stesso stile di vita. Zaniolo però pare aver colpito proprio nel segno la Nasti, corteggiandola in tutti i modi possibili e immaginabili. Siamo partiti con un gesto eclatante, quello del tatuaggio, e siamo arrivati poi ai soliti fiorellini, i soliti dolciumi che fanno sempre piacere. Infatti ha regalato anche dei fiori diversi, ovviamente, delle rose bellissime per Chiara, rose che poi erano state anche al centro del primo gossip, ricordiamo proprio a San Valentino, che ci avevano allertato su questa relazione che all'inizio era stata tenuta anche abbastanza nascosta. Il corteggiamento effettivamente potrebbe aver fatto la differenza, poiché abbiamo detto che Neymar non era riuscito nell'intento, invece Niccolò, tanto piccolino, tanto carino, evidentemente ha saputo proprio colpire i tasti giusti. Sì, anche perché alla fine è molto semplice colpire una ragazza, qualsiasi essa sia, dipende soprattutto tutto dalla semplicità. Quindi se si è semplici, se si colpisce nel segno attraverso piccoli gesti, senza voler strafare, sicuramente si riesce. Neymar bastava semplicemente mettere un mi piace, per lui era a No, non posto. si fa così. E non funziona così, perché il corteggiamento deve esserci anche durante la relazione, di modo tale che, insomma, ci sia sempre quel brio, e pare che tra i due ci sia. Effettivamente una cosa che manca proprio nelle relazioni di questo periodo, ovviamente tutto formato Covid, zona rossa, soprattutto in questi giorni, è proprio il corteggiamento. Cioè, io l'ho visto anche durante la festa della donna, che molti, anche i miei amici, effettivamente snobbino proprio anche dei pensieri gentili, alcuni carinissimi ovviamente, anche nei confronti delle nipotine, cioè veramente cose carine, altri che invece non hanno più quei consueti pensieri per le donne che li circondano. E devo dirti che questa cosa mi dispiace, perché, come sai, insomma, ho vissuto in Russia per un bel po', e lì proprio durante la festa della donna, sai cosa accadeva? Che i poliziotti in mezzo alla strada consegnavano dei fiori alle automobiliste donna. No, Quindi questa bellissimo. scena mi è rimasta impressa. Fare dei paragoni è sicuramente, insomma, inutile, perché si parla poi di culture anche diverse, però questo rappresenta forse anche l'essenza di quello che una donna cerca, cioè piccole attenzioni quotidiane, soprattutto quando una persona non se lo aspetta. Queste feste, sicuramente essendo canoniche, insomma, rovinano anche un pochino queste sorprese, ci si aspetta sempre qualcosa.
Forse speriamo che insomma, nei giorni successivi a questa festa ci sia qualche gesto eclatante da parte di qualcuno. Eh sì, perché effettivamente festa canonica, un po' come anche San Valentino, quindi facile insomma dedicare attenzione in quel giorno, però non arrivano neanche poi negli altri giorni, quindi la situazione è veramente complessa. È complessa perché si è perso un pochino anche il contatto con la realtà, dobbiamo Sì. dirlo. Essendo chiusi in casa non sappiamo nemmeno che giorno è, quindi questa cosa può creare anche un po' di problemi. Però parliamoci chiaro, insomma, i giovani d'oggi, i ragazzi d'oggi non sono più quelli romantici di una volta, si fermano, come abbiamo sempre detto, al mondo virtuale e quindi basta semplicemente mettere anche una sola foto per dichiarare amore eterno. Quando poi magari nella quotidianità mancano piccoli gesti. È verissimo, verissimo. Parlavamo anche del rapporto tra Nicolò Zaniolo e la madre, molto protettiva, sempre onnipresente. Infatti, ultime foto dei paparazzi, proprio un trio inedito con la coppia Niccolò, Chiara e la mamma. Quindi onnipresente in tutto ciò che fanno. E poi ci sono anche state queste foto di Chiara Nasti, che praticamente non so come faccia a non cadere malata, visto che in pieno inverno con un pantaloncino in maglia con me. Negli ultimi trend del periodo è veramente, ovviamente, senza caldo. È inutile che sto qui a Ovviamente. sottolinearlo, ma veramente non so come faccia. Beata gioventù! Beata gioventù che però insomma poi ci si porta i malanni nella È vecchiaia, vero, i eh. reumatismi, la sciatica, tutte Quindi, queste cose. Chiaretta, stai un po' attenta, Mettino la cerca di sciarpa, copriti un po' di sciarpetta. una canottiera, la buona Una buona vecchia canottiera. canottiera. Ti devo dire che però questa presenza della madre Too much. non credo faccia bene a questo rapporto. Stanno insieme da poco, diciamo così, quindi queste presentazioni così in fretta, come è accaduto poi anche a dei protagonisti di cui parleremo Tra dopo, tra pochissimo. pochissimo, insomma, questa presenza costante delle madri può creare anche un po' di problemi alla coppia. Certo è che insomma le madri vogliono il meglio per i propri figli, però questo girare per fare shopping insieme, fiorellini di qua, fiorellini di là, è too much, veramente too much. Eh sì, anche perché poi Chiara Nasti ha avuto subito il consenso e l'approvazione della madre, forse perché condividono uno stesso stile Sì, suppongo abbastanza egocentrico, mi viene da pensare. di sì. Poi il fatto che insomma lui si sia presentato con un regalo per la madre sicuramente è stato anche un colpetto, una frecciatina che è stata mandata, è stato colto proprio il segno. Quindi insomma anche voler bene alla propria donna significa poi anche apprezzare la sua famiglia, essere presente anche con la famiglia. Quindi questo Niccolò ci sta proprio stupendo. Eh sì, ci sa fare, molto furbo anche nella gestione dei rapporti interpersonali. Parliamo anche di un'altra storia d'amore che è stata protagonista delle nostre primissime puntate di Gossip Mania, ovviamente parliamo di Gianni Amane e di Letta Leotta. Qui devo dire la verità, sono un po' meno sotto i Sì. riflettori rispetto alle scorse settimane, ma soprattutto mi è sorto un dubbio, poiché ovviamente nel gruppo di amiche subito appena si pubblica una cosa mi viene inviata, quindi attenzioniamo molto e soprattutto il profilo di Gian, io continuo a ridere ovviamente ogni volta che lo chiamiamo Gian, e però effettivamente lui continua con queste storie di Letta, amore mio, fiori, canzoni dedicate. Ma lei non le ricondivide sul suo profilo. No. Come mai, Diletta? Come mai? Forse credo si senta un pochino oppressa, Può dico la verità, darsi, dico la verità. succede anche ai migliori. Potrebbe essere, anche perché parliamoci chiaro, insomma, Diletta viene anche da una realtà diversa, insomma, quindi forse sta andando un pochino più con i piedi di piombo, invece Gian si è lasciato completamente andare, innamorato perso follemente di questa donna che comunque continua ad avere il suo stile di vita, continua ad essere apprezzata da tutti. Probabilmente è proprio questo, insomma, il motivo della mancata ricondivisione, questo sentirsi un po' troppo legata ad una persona, anche per questi regali che vengono fatti, insomma, sono anche un pochino troppi. Bisognerebbe che il Gian, insomma, si facesse un pochino desiderare. Eh sì, vedi, effettivamente ritornando poi al corteggiamento serve sempre la giusta misura. Ricordando un po' anche agli amici e alle amiche da casa, appunto il corteggiamento veramente sfrenato di Gian, subito un aereo, si diceva, anche se non c'è stata conferma, con una proposta abbastanza impegnativa, un anello, storie insieme, H24, questi weekend lunghi in hotel per passare del tempo insieme.
quindi effettivamente una storia che è partita subito in maniera molto veloce, anche perché oltre effettivamente queste testimonianze sui social, ma non ci sono state ancora conferme ufficiali da parte dei protagonisti poi. E questo è un problema ed è un elemento indicativo. Quando le cose insomma divengono così velocemente, si sviluppano così velocemente, sicuramente insomma sarà un fuoco di paglia, parliamoci chiaro, quindi terminerà anche molto velocemente se non ci sono poi le giuste basi. Spero che in entrambi i casi insomma si stia cercando un pochino di mettere i puntini sulle i e di andare step by step insomma per cercare di avere una linea dritta davanti a sé ed essere poi sicuri delle scelte che si fanno. Fatto sta che a livello almeno di pubblicità, perché molti hanno pensato che fosse ovviamente una storia d'amore un po' troppo forzata, quindi una trovata pubblicitaria, tutto il benefit della situazione lo sta vivendo più Diletta, sì, rispetto a Gian, che in questo momento, non so, è vero che ha fatto varie pubblicità, vari camei in tante serie TV, anche in alcuni film, ma lavorativamente parlando è abbastanza fermo. Sì, è fermo anche perché insomma a causa del Covid anche lui purtroppo è stato colpito da questo stop e diciamo che ci sono alcuni programmi futuri che dovrebbero realizzarsi a breve e quindi iniziare nuove registrazioni. Invece Diletta continua a lavorare non stop anche perché il suo settore fortunatamente è uno di quelli che serve essendo comunque in formazione. Vedremo come andrà a finire e soprattutto se Diletta poi non conoscerà qualcun altro. Eh sì, anche perché nell'ambiente potrebbe assolutamente capitare. Ultimo argomento prima della pubblicità, anche qui parliamo di un caso che poi ovviamente è stato smentito, quello di una possibile rottura o allontanamento tra Fiorella Mannoia e il fidanzato, ormai marito, possiamo dire, sì marito perché sono convolati a nozze, Carlo Di Francesco. E beh, fatto sta che in settimana c'era stato un messaggio della Mannoia che un po' aveva preoccupato i fan e i followers, tanto è vero che sotto una foto su Instagram, perché ormai Instagram è il veicolo, cioè ha sostituito il piccione viaggiatore di un tempo, quindi tutto ciò che succede assolutamente su Instagram. Comunque ritornando a noi, sotto un post la Mannoia aveva scritto "torna a casa" e sembrava così una minaccia dovuta a una possibile rottura. Poi ovviamente si è chiarita la situazione. Sì, perché lui ovviamente essendo a Sanremo insomma era lontano da casa, però devo dire che quando ho letto questa notizia mi sono subito spaventata. Anche perché i titoli subito molto furbi, la Mannoia torna a casa, ecco cosa è successo, quindi si puntava proprio a quell'impatto della notizia. Sì, anche perché poi ritorniamo al problema delle fake news, quindi insomma anche il corpo del testo, dei testi insomma che si potevano leggere facevano pensare che ci fosse qualcosa di brutto nell'aria, e invece così non era, perché fondamentalmente essendo lontani causa Covid stavano semplicemente vivendo questa nuova esperienza. È una coppia che comunque sta insieme da 15 anni, quindi non si lascia spaventare da una pandemia, però vero è che la distanza può per certi versi anche far dimenticare, come si dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. È vero, anche perché come è successo anche con Fedez e Chiara Ferragni sono dovuti stare comunque 10 giorni isolati, lontani nella bolla sanremese, quindi ovviamente non si sono potuti vedere e quindi c'è stato questo problema di lontananza da parte di molte persone che ovviamente non ne sono abituati poiché vivono insieme e non sono abituati a stare lontani per troppo tempo. Fatto sta che, già l'avevamo detto anche nelle scorse puntate, è una coppia bella, diversa dal solito, non usuale, ma che comunque resiste, si sa divertire ed è quello poi che fa la differenza. Sì, anche perché molti puntano sul problema dell'età, no? C'è una differenza proprio abissale tra i due, l'abbiamo detto, mi pare 26 anni, insomma, sì, quindi parecchio, si tratta di generazioni anche diverse, che però hanno trovato il loro punto in comune, quindi probabilmente sarà una delle coppie più stabili della pandemia, ecco. Infatti assolutamente ci scommettiamo sulla loro durata e sul loro amore, è vero. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis,
quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati dopo qualche minuto di pubblicità qui a Gossip Mania. Abbiamo parlato degli amori nati relativamente da poco nel mese di febbraio a San Valentino, come quello tra Chiara Nasti e Niccolò Zaniolo, ovviamente Gianni Amane e Diletta Leotta, ma anche Fiorella Mannoia e suo marito, ovviamente tutti e tre amori che vanno e proseguono a gonfie vele, quindi buon per loro. E invece ritorniamo un attimo seri. Ovviamente per noi è difficile, però l'argomento è molto molto serio, poiché c'è stata in settimana l'intervista dei reali inglesi Harry e Meghan, che si sono raccontati, ma soprattutto secondo me ci hanno raccontato uno spaccato di vita che credevamo molto lontana dalle dinamiche dei reali inglesi, portando alla luce anche tanti elementi molto molto gravi. Sì. Diciamo che questa notizia, che è stata poi resa nota tramite l'intervista di Oprah Winfrey, insomma, è stato particolarmente toccante, perché ritroviamo come la famiglia reale si ritrovi anche a combattere con i fantasmi del passato, sì, sempre presenti. E soprattutto questo spaccato che è stato dato, cioè di un mondo completamente diverso da quello che noi vediamo da fuori, fatto anche di inganni, di tradimenti, di problemi, di terrorismo, insomma, erano tutte situazioni che noi non vedevamo all'interno della casa reale e che soprattutto sono state poi portate alla luce da due personaggi che si sono totalmente allontanati dalla casa reale. Quindi anche questo ha creato un po' di problemi anche di comprensione. Meghan, che è nuovamente incinta, poi ha svelato di una bambina, effettivamente ne ha approfittato per svelare tanti meccanismi che molto spesso ovviamente non vengono portati alla luce, e ha usato parole forti, accuse di razzismo nei suoi confronti, sì, la volontà di non far sì che il primogenito fosse inserito comunque nell'eredità della casa reale, e soprattutto lei è stata così male, ha svelato per fino al punto di pensare al suicidio, e questa è una cosa veramente molto 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 importante, profonda ed anche brutta da ascoltare. Sì, è stato brutto anche perché già c'erano insomma dei problemi durante il fidanzamento. Sappiamo che Harry insomma è un personaggio un po' particolare, era molto legato alla madre, con poi la morte di Diana, insomma la casa reale ha cambiato totalmente aspetto, sono venuti già allora fuori delle immagini raccapriccianti di segreti e misteri presenti lì dentro. Poi questo incontro con Meghan ha un pochino cambiato anche le carte in tavola, perché si parlava di una ragazza canadese che aveva però alle sue spalle dei genitori di diversa appartenenza, sì, etnia. Quindi già questo aveva allontanato un pochino la regina dalla volontà di dare la sua benedizione. Questa cosa è stata poi portata avanti anche durante il matrimonio, si parlava insomma della mancanza dei parenti di Meghan al matrimonio, di un rifiuto probabile della regina, poi smentito, e da lì poi è stato tutto un excursus verso la fine che è stata poi annunciata nell'intervista. Certo è che Harry è profondamente innamorato di questa donna, e li ho visti anche molto in sintonia durante questa intervista. Certo è che si parla di un amore particolare che non ci saremmo immaginati di vedere, soprattutto vedendo poi la storia di William e Kate, insomma, speravamo in un epilogo diverso. Però queste immagini fanno anche pensare, perché tutto quello che è bello da fuori all'interno poi nasconde un grande mistero. E una volta aperto questo vaso di Pandora, cerco di immaginare quali potranno essere le reazioni della regina, che è ancora preoccupata per il marito, insomma.
Eh sì, anche perché Harry è stato sempre ribelle e rivoluzionario, quindi ovviamente non si è fatto mettere i piedi in testa dalla sua famiglia, ha portato avanti le sue idee di amore anche diverso da ciò che imponevano le istituzioni e tutto ciò che era stato prima di lui. E forse è proprio quello ciò che è emerso, che fondamentalmente nella casa reale ci sono ancora delle regole ben precise da rispettare, nonostante ovviamente i tempi che siano cambiati. Sì, anche perché si parla di un mondo parallelo, parliamoci chiaro, noi non possiamo comprendere cosa accade effettivamente tra quelle mura, che sono poi molte mura, insomma, non sono quattro molte, mura, sì. E vediamo anche come i meccanismi di un semplice matrimonio siano poi stati cambiati anche da William e da Harry. Ci troviamo di fronte a due fratelli che sono stati sempre diversi. Uno è stato sempre il prediletto, quale William, Harry invece era quello lì più scapestrato, come hai detto tu, quindi già questo faceva presagire che probabilmente Harry non si sarebbe mai sposato. Con questa notizia c'è stato poi anche il commento della regina e la disapprovazione per questo legame. In entrambi i casi però vediamo come entrambi i figli abbiano seguito poi la linea materna, quindi una figura che pur non essendoci più è onnipresente. Ecco, proprio per quanto riguarda l'idea di svelare tutto ciò che è successo tramite un'intervista, sei d'accordo? Secondo te è una trovata in particolare, possiamo dire anche un po' pubblicitaria di marketing per smuovere le acque, una reale esigenza di dover raccontare al mondo ciò che non va e che dall'esterno sembra perfetto e patinato? Potrebbe essere come non potrebbe essere. Mi spiego meglio, nel senso che ci troviamo di fronte a due persone che sono state molto chiacchierate, non da adesso ma da anni ormai. Credo che sia stato anche un modo per trovare degli sponsor, per poter essere nuovamente sotto le luci della ribalta, perché in entrambi i casi si cercava una nuova posizione lavorativa. Eh sì, anche perché al momento, insomma, credo proprio che non rientreranno più nei giochi e nei meccanismi della casa reale. Quindi... Sì, si vociferava una vera e propria estromissione. Eh sì, dopo questa intervista credo proprio di sì. Anche perché la regina è una che si fa i fatti suoi, dobbiamo dire. Esatto, però è stata capace anche di guidare la Gran Bretagna fino ad ora. Insomma, si parla di una donna quasi centenaria che è ancora capace di stupire per i suoi look. Credo che però questo sia tutto legato alla volontà di trovare un nuovo lavoro, anche perché Meghan è voluta ritornare in Canada per riprendere la sua carriera da attrice, poi si è fermata perché è incinta. Insomma, ci sono alcune dinamiche che non sono state ben chiarite durante l'intervista, ma che noi ovviamente sappiamo. Fatto sta che ovviamente due posizioni nella vita completamente diverse, due ceti sociali completamente diversi, però l'amore c'è, sono molto certo, molto carini insieme, si sostengono a vicenda, quindi è questa poi la cosa più importante, anche perché effettivamente si puntava il dito anche su questo. Sì, non si credeva che sarebbero durati così tanto, io per prima insomma non credevo in questo amore, perché li vedo molto diversi e dal punto di vista caratteriale e per quanto riguarda insomma gli obiettivi di vita. Però potrebbe essere che l'istinto da croce rossina di Meghan abbia funzionato e quindi abbia cambiato totalmente Harry, quindi potrebbe essere l'unica donna sulla faccia della terra che sia riuscita in questo intento. Eh sì, invece molto più istituzionali ovviamente la coppia del principe William, anche perché effettivamente quando si pensa a tutto ciò che incarna un principe si pensa automaticamente a lui, sì, sin da piccolo, come hai detto tu giustamente. Sì, anche perché con la storia di Carlo che non veniva inserito tra i papabili successori, la mia paura era che, insomma, senza nessuno dei due nipoti che potessero essere in grado di prendere tra le mani questo testimone, ricadesse, insomma, su Carlo, che sappiamo bene non essere in grado di gestire nemmeno le situazioni sentimentali. Quindi, insomma, la scelta di William potrebbe essere una delle prossime, anche perché la regina ad oggi è ancora rinchiusa in una sorta di dépendance, una residenza estiva per via del Covid. Quindi, insomma, anche questo ha creato poi un distacco con i nipoti. Vedremo cosa succederà ovviamente nelle prossime puntate e soprattutto come si comporterà la casa reale dopo questa intervista che andrà in onda poi
integralmente anche sui canali italiani, se non erro, proprio questa sera, sì. Quindi siamo particolarmente curiosi. Ultimo argomento, e ve l'avevamo detto che in realtà un po' di Sanremo avremmo parlato, ma neanche troppo, perché ci sta, Fedez è tornato a casa finalmente, perché ci stava dando un'ansia incredibile, un'angoscia, non si dormiva più, un'angoscia veramente esagerata. Finalmente è tornato a casa e ce l'ha fatta, poiché Chiara Ferragni ancora non ha partorito, ancora vittime entrambi di troppe polemiche, veramente non ce la si fa più. Loro invece sono abituati a queste polemiche, non li scalfiscono per niente, devo dire. Sono semplicemente, hanno un focus sulla loro vita, sui loro figli, stanno pensando solo ed esclusivamente a se stessi. E devo dire che un po' invidio questa capacità di farsi scivolare tutto addosso. Sì. Almeno è quello che mostrano poi attraverso i social. Sicuramente adesso Fedez sarà più tranquillo e penso che anche il suo percorso con lo psicoterapeuta, insomma, l'abbia aiutato anche a liberarsi di alcuni pesi. Spero che per il parto si tolga lo smalto dalle unghie e, insomma, utilizzi anche un outfit un pochino più adeguato. Farà qualcosa sicuramente a tema, sicuramente, secondo me, per la nuova nascita. Fedez, che effettivamente la settimana di Sanremo non l'ha vissuta proprio bene, molto in ansia, aveva persino degli orologi per controllare, sì, il suo stato di salute, la sudorazione alle mani, quindi veramente l'ha presa male, possiamo dire, e ha trovato poi Francesca Michelin, nonostante molto più giovane di lui, comunque un grande appoggio, come poi succede quasi sempre con noi donne. Sì, fortunatamente, anche perché tra i due c'è una forte amicizia. Sì. Fatto sta che dietro le quinte, insomma, prima di aspettare l'annuncio del vincitore, Francesca Michelin è crollata, ha iniziato a piangere, non riusciva a fermarsi, invece Fedez sorrideva perché diceva: stiamo finendo, adesso vado a casa. Esatto. Quindi due modi, insomma, di interpretare il festival totalmente distinti, però effettivamente, insomma, ci siamo anche immedesimati in Fedez e questa lontananza, insomma, in un momento così particolare era necessaria ma difficile da affrontare. Ma anche perché io credo che in realtà lui non si sia mai sentito all'altezza di quel palco, nonostante quest'anno il livello, come abbiamo detto più volte, era veramente diverso rispetto al solito e c'erano anche cantanti meno noti che si sono anche improvvisati, cantanti che venivano da altre parti, altre idee proprio di arte e artisticità, e quindi secondo me lui, avendo una vocalità non particolarmente talentuosa rispetto ad altri, si sentiva molto in difetto e da lì è partita tutta la sua insicurezza. Sì, diciamo che anche in generale, quando si è poi confrontato con J-Ax nei featuring, anche lì lo vedevamo un po' imbranatino. Sì. Però penso che sia poi parte del suo carattere, sarà poi un percorso che dovrà affrontare e sarà legato anche alle esperienze di vita, perché parliamoci chiaro, insomma, quest'anno di Covid ha colpito tutti in maniera completamente diversa, c'è chi magari con la testa non c'è, chi invece si porta degli strascichi emozionali, insomma, ognuno di noi ha interpretato quest'anno in modo diverso e sicuramente ne pagheremo le conseguenze per lungo tempo. Questo può essere anche il motivo legato a questa insofferenza sul palco. Eh sì, poi ricordiamo che gli artisti e tutte le persone legate al mondo dello spettacolo sono ferme praticamente da un anno, sì, e per loro è veramente brutto e non usuale non fare concerti, sono in molti casi personaggi come lo stesso Fedez abituati a fare 100-200 concerti l'anno in tutta Italia, anche in Europa, quindi è veramente difficile poi non tornare sul palco e forse si perde anche quell'abitudine spesso e volentieri. Sì, perché si rompe poi un equilibrio, diciamo che è un po' di tutti questo problema. L'importante è farlo, sì, la prima volta, eh, poi dopo, insomma, è tutto in discesa. Ci si scioglie. Ci si scioglie, però, insomma, diciamo che le conseguenze sono anche normali. Non c'è nulla da recriminare al povero Fedez. Fatto sta che ormai attendiamo solo il parto di Chiara Ferragni, sarà una bambina come ben conosciamo, è stata svelata l'iniziale del nome proprio tramite questa camicia particolare di Fedez che riuniva le iniziali di tutta la sua famiglia, quindi il nome inizia con la lettera V. C'è stata anche una polemica al riguardo perché molti hanno pensato si potesse chiamare Vittoria per preannunciare una possibile vittoria al festival, ma
ancor più appunto analizzando la situazione di grande ansia di Fedez, non credo non proprio credo. Si sia fatto tutto questo ragionamento per il nome di una bambina, poi assolutamente no. No, ma poi è anche un po' eccessivo, insomma, porterebbe anche un po' sfortuna esatto. dare un nome prima di un'effettiva vittoria. Però ecco, molte sono state poi le storie di Instagram tra Venere, Vittoria, insomma, ce n'erano di diverse. Anche Leone ha partecipato a questa challenge, insomma, anche trasformandosi in un modello e indicando questa lettera V. Quindi, insomma, anche il modo in cui comunicano queste notizie mantengono con tutte le persone legate allo schermo per cercare di scoprire dei dettagli. Sono originali, bisogna dirlo. Eh sì, anche perché i nomi con la V poi sono particolari, quindi veramente suscita particolare curiosità scoprire quale sarà. Giornata di ieri per Fedez, dedicata ovviamente quella del ritorno esclusivamente a Leone, tanto che Chiara Ferragni un po' in serata si è lamentata che non fosse stata coccolata da parte del marito in una scena molto molto tenera. Leone che è sempre più bello, poi è veramente tenerissimo, che un po' ha deluso Fedez, perché dopo 10 giorni da Spider-Man si è convertito a Batman, creando un grande dispiacere ovviamente allo stesso Federico, che cosa ha ben pensato di fare, giustamente vedi le conoscenze quando servono, ha deciso di contattare il doppiatore ufficiale di Spider-Man in Italia e gli ha fatto mandare un messaggio proprio a Leone dicendo di ritornare nel team Spider-Man e di abbandonare Batman, ma purtroppo non è riuscito nel suo intento. Non è riuscito anche perché i gusti dei bambini cambiano repentinamente. Sì, forse lo fa proprio per contrastare l'idea del papà. Però devo dire che è anche una delle caratteristiche del loro legame, insomma, questo no papà che si sente in continuazione quando lui suona la fisarmonica, insomma, sono tutti dettagli che fanno ridere, che fanno pensare che loro sia un rapporto diverso dal di normale padre figlio. Di gioco, veramente di gioco. Anche perché sono molto giovani sia Chiara che Federico, quindi insomma stanno crescendo Leone in un ambiente giovane molto particolare, che sicuramente è anche molto dinamico e gli permetterà di sviluppare delle competenze particolari. Sono davvero fantastici, è vero, e voi fateci sapere questa via quale nome apparterrà, quindi siamo molto curiosi, anche perché credo che effettivamente siamo agli sgoccioli, quindi entro fine marzo potrebbe essere il giorno X, magari domani, non sì, infatti chissà, però avete ancora tempo, fateci sapere. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia e vi diamo appuntamento a domani sempre 18:30 con Gossip Mania. Buona serata.